Comincia oggi un nuovo anno liturgico. Oggi comincia il tempo dell'Avvento, dal latino ad Adventus, che significa attesa, e oggi accendiamo la prima candela della corona di Avvento, questo simbolo liturgico che troveremo nelle nostre chiese, anche in qualche abitazione composta da rami di abete o di pino, con quattro candele che rappresentano le quattro tappe, le quattro settimane del tempo dell'Avvento. Il tempo dell'Avvento, che è un tempo relativamente breve, ci prepara a rivivere il Natale di Gesù a Betlemme di Giudea, ma non solo, perché la liturgia ha sempre un orizzonte più ampio ed è anche l'aspettare, l'attendere, quella che è la parusia, cioè il ritorno di Dio quando verrà, come diciamo nel Credo, a giudicare i vivi e i morti. È l'Evangelista Marco che ci accompagna quest'anno. L'Evangelista Marco è il primo Vangelo che fu scritto storicamente. Marco nasce nel 20 circa dopo Cristo. Dal Nuovo Testamento abbiamo diversi elementi che parlano di lui. Fu discepolo prima di Paolo, poi di Pietro, fu cugino di Barnaba. C'è un evento tutto suo, tutto presente solo nel suo Vangelo, e cioè quel giovinetto nudo, vestito solo di un lenzuolo, in fuga mentre arrestavano Gesù nel Getsemani. Si vuole che quel giovinetto sia proprio lui, Marco, che ha scritto il Vangelo. Oggi la pericope che ci viene presentata è il capitolo 13 di Marco, dal versetto 33 fino al versetto 37, dove Gesù ci invita ad un atteggiamento di vigilanza, a non addormentarci. Vediate dunque: voi non sapete quando il padrone di casa ritornerà, se alla sera o a mezzanotte o al canto del gallo o al mattino. Fate in modo che, giungendo all'improvviso, non vi trovi addormentati. Quello che dico a voi lo dico a tutti. Vegliate. Quindi Gesù è perentorio nell'invitarci a essere vigilanti, dove la vigilanza è il tipico atteggiamento della sentinella e avviene soprattutto nel tempo della notte, per far sì che, tornando lui, lo sposo, noi, gli amici dello sposo, siamo pronti ad accoglierlo. Ed è quindi questo il senso dell'Avvento, è il senso di un atteggiamento interiore, e logicamente non fisico, perché noi teniamo la nostra giornata tra veglia e sonno, ma di un atteggiamento interiore che non porti la nostra spiritualità ad addormentarsi, al torpore spirituale, perché è quello che va a rovinare, quello che va a contaminare la serenità della nostra vita. Quando noi non bilanciamo bene il nostro esistere, la nostra persona, sia con le azioni esteriori di ogni giorno, sia con la vita spirituale, poi andiamo a disperare, a non sperare più, oppure a crearci dei problemi esistenziali che non sono né problemi a volte così insuperabili, né tantomeno vanno a compromettere la nostra esistenza. Maranatà, vieni Signore Gesù. E questa è l'ultima frase di tutta la scrittura che troviamo nel libro dell'Apocalisse, ed è questo un grido di speranza. E allora l'invito è quello di vivere questo avvento proprio con non solo una esteriorità di festa, di regali che ci faremo, di luci che vanno ad abbellire non solo le nostre strade ma anche i nostri balconi, l'interno delle nostre case, con l'albero di Natale, con il presepe. Fate il presepe, perché è il presepe che plastifica ai nostri occhi ciò che andiamo a celebrare, ma tutto questo proprio con un fine, il fine di aspettare ciò che ancora si deve compiere, e cioè l'incontro definitivo con Lui, con Gesù, con il Maestro e con il Signore. Buon avvento a tutti.